Oggi con la mia brigata prepariamo il babà rum farcito con panna e fragole. Forza ragazzi! Ci troviamo nel centro dei Padri della Redenzione di Scampia, dove da novembre stiamo facendo un laboratorio di pasticceria con alcune donne del quartiere. È un buon corso, le iscritte sono 10, ma perché abbiamo limitato noi l'iscrizione a 10 donne. C'è un pasticcere professionale, un aiuto pasticcere, e verrà rilasciato un attestato dall'Istituto Pontano di Napoli. Anna, il tuo dolce preferito? Il babà. Tiramisù, panna e fragola. Pavesini o pan di Spagna? Pavesini. L'Istituto Tognolo, nella veste e nella persona di Patrizia Ciotola, è presente su Scampia da diversi anni per lavorare con le donne, con le mamme, a favore della promozione e del riscatto del loro ruolo all'interno della famiglia e all'interno del territorio. Perché le donne qui sono loro quelle che guidano le capitane. Con queste donne ci siamo fermati dove facciamoci venire un'idea, perché i problemi per pagare le bollette, i problemi per il pigione, il problema per i bambini, anche comprare solamente tutti i kit per cominciare la scuola. Papa Francesco, no, sta insistendo tantissimo su questo fatto di uscire fuori dall'assistenzialismo. A noi ci è sembrato che il Tognolo ci poteva dare ancora questa opportunità di poter seguire queste linee. Patrizia, cosa vorresti oggi per le donne di Scampia? Che almeno coloro che stanno facendo sto corso possano avere la possibilità di poter lavorare e di, come dire, di guidare questa nave della loro famiglia un po' meglio. Quando ti sei avvicinata al centro di ascolto del Tognolo? Mio marito lavorava come guardaporta, è stato licenziato. Io mi sono sentita il mondo di crollare addosso e sono andata a cercare aiuto alla mia parrocchia. E loro mi davano il pacco baby e mi hanno chiesto se io volevo fare il corso parlando. Veramente ho accettato, sono andata al corso e mi sono sentita proprio bene. Mi sentivo proprio che tutti i problemi che c'aveva dentro li cacciavo, non sapevo neppure io, mi sentivo proprio leggera, serena. Questo progetto che si chiama Parlando Parlando, da una canzone della colonna sonora del film Spagnizzi, chi accetta viene ogni 15 giorni solo per 2 ore, ma quelle 2 ore sono molto significative perché lavoriamo sul loro essere donne, perché sono nate donne. Mi chiamo Rosa, sono sposata da 14 anni, ho 4 bambini, vengo da Scampia, sono casalinga, mio marito è disoccupato e io sono occupante, abito nelle Vele. Io sono andata al centro ascolto per l'aiuto pacco baby, perché mio marito ha perso il lavoro e volevo un aiuto e sono andata. Poi piano piano sono entrata con loro, mi piaceva stare con loro, abbiamo fatto il corso parlando. Rosa, sei cambiata dopo questo corso? Tanta, sono cambiata tanto, anzi mi vedo proprio in me stessa tutta un'altra persona. Mi sento come mamma, come donna, come moglie, come tutto diverso. Sono andata a centro ascolto per iscrivermi al parco baby, perché mio marito aveva reso domicilio nella villa. E cosa è cambiato, Rosaria? Mi sono cambiate molte cose, mi sono riaperto in me stessa, perché prima ero una ragazza molto chiusa. E poi? Mi hanno molto dato molta fiducia in me stessa, perché prima non l'avevo. Si crea un circolo virtuoso talmente bello con la confidenzialità che loro riescono a portare fuori certe storie di dolore veramente forti. Noi le vediamo cambiate da quando cominciano a quando finiamo. Noi finiamo in cenere in estate. Le persone che appartengono a ceti meno acculturati, più emarginati, diffidano delle istituzioni, diffidano dei servizi, perché spesso loro identificano i servizi sociali come le assistenti sociali che ti tolgono i bambini. E allora c'è bisogno di un lavoro di elaborazione di queste diffidenze per fare in modo che queste persone cominciano a fidarsi. Ho sempre paura che gli tolgono i bambini, per cui tante situazioni sommerse non vengono fuori per questa paura. Noi costruiamo relazioni di fiducia e passiamo la fiducia.
Per costruire queste relazioni ci vuole un sacchissimo di tempo ed è un tempo che nessuno ti paga. Avevo una difficoltà a sentirmi donna, a sentirmi mamma, a sentirmi moglie. Non vogliamo aspettare che una cosa accade, vorremmo arrivarci un momentino prima e la prevenzione non paga. Non paga perché i risultati non li vedi immediatamente, li vedi dopo anni. L'Istituto Tonioro ormai ha una consolidata esperienza nella prevenzione e trattamento del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia. Siamo un po' considerati il centro specializzato dell'Italia meridionale. Abbiamo fatto molta formazione in diverse regioni, anche dell'Italia meridionale. Riusciamo a offrire servizi per oltre 2.000 persone all'anno da parte dei ceti più svantaggiati. Da un po' di anni ci siamo più orientati verso le mamme di Scampia. Poi all'improvviso una telefonata e Patrizia ci propose questo progetto di pasticceria. All'inizio un po' titubanti per dire vabbè perdiamo un altro paio d'ore a stare insieme. E poi abbiamo avuto la fortuna che ci sono arrivati anche questi macchinari. Noi vediamo che qualcuno che inizia qualcosa con noi senza interessi e senza sfruttare solo il nome di Scampia. Se avessi una giornata tutta per te, cosa faresti? Io farei un po' sciocchi, di fare tutto. I capelli, le mani, poi il viso. Ho 42 anni, non mi posso buttare. E tu, Anna? In una giornata di relax, mi curasse proprio tutta. Rosaria, se potessi, te ne andresti da Scampia? No, perché Scampia mi piace. Non è vero che c'è tutta questa delinquenza, no, mi piace. Perché pensate che i due miei figli più grandi sono arrivati qua che erano piccoli, sono cresciuti qua. Il mio primo figlio è barista, il secondo fa il pizzaiolo. A Scampia non è tutto sempre tutto male, perché comunque anche io abito un posto un po' abito nelle vele, penso che le sentite. Fuori non si vive perché i miei figli non li faccio uscire, cioè i miei figli scendono con me, li porto io a passeggio, io a vedere il sole com'è. Si racconta tanto di questo Scampia, di questa... c'è sempre quell'obiettivo sulle negatività. Perciò in verità noi oggi abbiamo scelto di fare tutto questo, perché non credere che avere questa telecamera che ci sta qui a riprendere ci faccia piacere. L'abbiamo fatto proprio per far capire che a Scampia non c'è solo quello che spaccia. Rosa, se riusciste ad aprire una pasticceria qui a Scampia, come la chiamereste? Come la chiamerei? Speranza. Cosa ti auguri tra 10 anni per queste donne? Sapere che stanno un pochino meglio. Nessuno vuole salvare nessuno. Semplicemente vogliamo fare in modo che queste persone possano accedere ai loro diritti. L'augurio che per Scampia è che diventi sempre meno la Scampia di Gomorra e sempre più la Scampia delle grandi e belle risorse che ci sono. Quello che serve di più è questo orientamento all'altro, questo orientamento ad essere disponibili a darsi una mano, questo orientamento a costruire insieme delle cose che funzionano.